L'ho attaccato ora. Il buongiorno stamattina ve lo diamo così, siamo a Orgosolo. Andiamo? Buongiorno a tutti. Teddy, dai buongiorno anche a te. Sei pronto, Teddy? Andiamo a visitare tutti i murales di Orgosolo? Andiamo! Fermo. Con calma, amore! Ciao! Oh, guarda che cammino! Amore, c'è anche quello grosso, dietro! Vediamo se ti faccio vedere questo piccinino. Tanto qua ormai stanno finendo. Wey! Ciao, eh! Ci siamo? No, ce n'è ancora qualcuno in giro. Certo, è il territorio suo. Quindi Teddy, non lo guardare neanche dritto, non sei a casa. Vai. Andiamo. Forza. Ah. Teddy, con criterio, eh? Andiamo, non ti bagnare, dai. E ora si rigenera, poi si va, eh? Comunque è caldo anche oggi, gente? Oggi è caldo. Guarda qua quanti ce ne sono. Teddy, tieni. Vai da babà a rinfrescarti, vai. Ehi. Una bella rinfrescata, Teddy. Vai, sotto le ascelle, amo. Ah. Ascelle. Voilà. Ci siamo? Siamo rinfrescati? Beh, continuiamo, vai. Andiamo. Battiamo le zone con il fresco per Teddy. Comunque è bellissimo, è pieno di frasi, pieno. Frasi anche importanti, eh? Sì. Vediamo questo. Orgosolo, oasi di pace e tranquillità. Effettivamente è vero, eh? Già buono che sei riuscita a ritrovare la macchina, eh? È buono al volo, comunque basta scendere. Sì, basta scendere. Vedi, ci prendi le stradine che vanno giù e ti portano tutti alla macchina, in questo caso. Via, ora si riparte, destinazione. Tagliamo per l'Ogliastra, direzione Costa. Costa, via, a dopo. Eccoci. Si sta scendendo proprio tutte le montagne, eh? Abbiamo passato
il massiccio. Ora direzione mare noi lo vediamo già. Noi lo vediamo già, vorremmo farvelo vedere bene, però abbiamo un camion che praticamente copre tutta la visuale. Ci sono un camion davanti. Adesso vi faccio vedere anche il camion. Cerchiamo una piazzola e vi facciamo vedere. È bello questo contrasto qui, è bello, sì sì. Volevamo fermarci lì, ma la piazzola era piena, c'era anche l'acqua, sarebbe venuto comodo. Dio, guardate il camion, ci ha toccato su per la montagna. Ecco, ci sa lui davanti. Se non si perde strada ci sa un camion ci rallenta, guardate, siamo destinati così. Sì, 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 però via. Se andavamo a far vedere, insomma, il tutto. Tanto vedo dei gran bei nuvoli, visto se si tocca il mare e fai non piove un po'. No, speriamo di no, dai. Oh, fermi tutti, che ora vi faccio una ripresa. Dai, dai, lo vediamo, lo vediamo. Comunque siamo scesi da lì, noi, E ormai che ci fanno i scendili, dai. Via. Via, bisogna trovare il modo di levarsi questo camion, no? Senza fare imprudenze. No, ma che, sono tutte curve, quindi ormai bisogna portarlo fino in giù, Via, allora ci vediamo dopo. Ci si vede dopo? Ragazzi, la situazione è questa, siamo io e Ted in macchina, la Mary è andata a fare la spesa, a me ha detto che non mi ci porta, io sono in castigo quando lei va a fare la spesa, perché sennò compro di tutto tranne le cose che servono. Intanto sto guardando che qua c'è un'ape, perché per chi non lo sapesse io ho il terrore delle api, però comunque aspettiamo che arriva la Mary e vediamo cosa compriamo. No, stavo giusto raccontando che te non mi porti a fare la spesa perché sennò compro un sacco di cazzate. Ma oggi avevo fame e ho fatto una spesa folle. No, ho preso un sacco di cose. Via, allora ve le facciamo vedere dopo. Dai. Andiamo a vedere se c'è posto. Vado a sentire. Ce la sentiamo? Sì. Secondo me sì. Ah, ok. Ci puoi entrare direttamente. Allora vuol dire che c'è apposta. Piazzola vista mare. Cioè piazzola vista mare, questo campeggio a me piace un botto. Sì. Domani camping sole mar. Ma si può andare via anche dopo pranzo. Quindi bene, bene, quindi domani mattina. Teddy, puoi entrare, vero? Se no lo lasciamo fuori. No, no, no. Il signore con la bicicletta. Ci porta sulla duna, ci mette sulla duna adesso. Sì, sì, sì. Con a fianco la spiaggia per i cani, cosa vogliamo di più dalla vita? Mamma mia, che campeggio bomba! Questo è il campeggio per eccellenza, quelli proprio così belli, rustici, un po' come piacciono a noi, dove ti metti quel filo dei panni. Oh, faccio anche la lavatrice, ragazzi. Dove ci porta lui? Ah sì, perché qui è un po' mica arrampica qua sua. Qui ci porta nella differenziata, però. Teddy, te ti sento già contento. Sì, vero? Teddy è contento. Sì, sì, mamma, sono contento. Amore, c'è sempre il solito problema. Non mai le misure. O ne cresce un pezzo o ne manca un altro. Guarda qua che bel campo base che abbiamo trovato. Via, continuiamo i lavori, va? Ora vediamo un attimo se la Mary me la prova. Stavo pensando, no? Venendo in qua, ho visto quell'isolotto lì. Lontano col SUP secondo te? Vai anche fuori dalle normative. Ok. C'è un ragazzo lì nel mezzo, lo sta facendo. È nel mezzo, non più di 300 metri, tipo allontanata dalla costa. Lì là c'è di più, Adesso vado su Google, vado a cercare la distanza. Se la distanza è meno di 300 metri ci si prova, Ma io
problema è che noi non ci sta, cioè non abbiamo quella bravura per arrivare di là senza cascare nel mezzo 100 volte e poi non ce la fai più a ritornare, cioè diciamole queste cose. Se no dice oh c'è andato il zuffo, no, dice da imparare e ora vieni Teddy vieni con noi. Andiamo a provare col sup, andare di là. Ma ora ci vuoi andare? No, ora c'è bene. Io devo mangiare. Io ho anche fame ora. Ora non si fa una merenda che in realtà è il pranzo. Quindi cuocio la merenda, carne. Pranzo e aperitivo, no. Prima della sera. Una delle tre può essere. Fatto sta che si mangia. Si mangia. Poi tanto vediamo. Perché lui avrà anche 7 anni, però è come i bambini. E bisogna dargli da mangiare così. Vero Teddy? E comunque ragazzi c'è pieno di api. Ormai lo sapete che io ho paura delle api. E c'è pieno d'api. Te cosa c'hai? Un abbaiare, eh? Non te ne do più. Oh. E oh, c'è pieno d'api. Poi non ho mai visto prendere e mangiare con le zampine e lo portano via con questo mangiato, con la mia fame. E poi era lì e ce la mi trovo da mangiare. Ho fatto un'arista aromatizzata. Venga a vedere. Sul letto di pomodorini e cetriolini. Guarda lì. Voilà. Ora la chiudo perché mi ci viene l'ape. Qua invece? Qua invece se l'ape non la mangia ho dei tramezzini fatti con un hamburger con ripieno di formaggio. Teddy, mettici il muso sulle api, inutile che annusi, eh. Ora mi pinzano, ma io me lo sento sdrucciolato, va a finire così guarda. Mi è dispiaciuto, ma io non l'ho ammazzata. Lei è voluta andare sul fuoco? No, nell'olio del piatto, olio a freddo, eh. E proprio poverina. Ora che le sue sorelle prendano l'esempio, ho capito che si muore lì. Però è morta da sé, è entrata nel condimento dei pomodori lì. È morta affogata nell'olio. Allora, guarda, non ce n'è più nemmeno una. Prenderne una per prenderne 100. Oddio, non ce n'è manco una, mi sembra eccessivo, eh. Guarda lì. Ora vanno nell'olio, guarda il fine fanno. Io me ne vado. So se le vedete, no? Le api. Però vabbè, è normale, eh. Ora ce n'è venuto un po' troppo. Teddy, vai. Ma con troppe api. Ma lui dove va? Le api ci sono, c'è paura anche lui. Sì. Teddy, ti dovevo andare a macchina? C'è un lavoro d'api che è proprio veramente. Come si fa? Ferme. Vai vedere. Teddy è stato pinzato dalla vespa. Oh, Teddy, vieni qua. Oh, muoio. Ice water. Ok, di acqua fresca. Teddy, metti un po' a vedere. Dai. È un pochino gonfio, però dai. Gli abbiamo dato anche un pochino di cortisone. Perché... e anche Abe andava dato, perché si è spaventato più Abe che del cane. Infatti secondo me Teddy, sì, un po' di noia forse ce l'ha avuta. Abbiamo fatto il ghiaccio, l'acqua fresca, fatto tutto il lavoro così. In realtà si è impaurito Teddy nel vedere Abe così agitato, nel panico totale. Però dai... c'è un pochino di musino più tondo. No dai, va bene, su Teddy, girati un po'. E qua, guarda qua. No beh, ma va, è di questo lato qui, eh. Comunque è andata così. Avete visto, c'era un sacco di vespe, no? Pensavo fossero api, in realtà poi erano vespe, l'ho viste. E sono un po' più pericolose. Allora si mangiava e non c'era versi con queste vespe pieno. Ho preso un pezzetto di carne e l'ho messo in un piattino da una parte, in modo che queste vespe sono andate tutte nel piattino.
Teddy ha pensato bene di andare velocemente a mangiare quel pezzo di carne, ma era ricoperto di peste. Comunque, almeno dai, la prossima volta non ci va più. Ora io vado a lavare i ciottoli. Andiamo. Questa bella giusta. Io direi che sta decisamente meglio, eh. Bravo Teddy! Bravo! Mamma mia, ma che meraviglia è! The chase and the hunt, and I set the pace when I'm running. I always take what I want, and I always give it 100. Don't need a bank, no, I'm funded. Play the game like it's nothing. I'm always thankful for something. Don't take for granted, stay humble. Now wake up, it's time to look at the enemy. Look in the mirror if he is no friend to me. It's not working out, maybe it's the chemistry. It's time to break up so I can make a better me. Better believe in your mind, cause it's everything. You can mold, shape, find almost anything. All it takes is some time and some clarity to find your identity. It's mind over everything. La buonanotte stasera ve la diamo così. Con Teddy rilassato, sarà il cortisone. E comunque sta molto meglio. È rimasto solo un pochino il labbro gonfio. Buonanotte a tutti. Teddy! Saluta, no? Fai la nanna, vai, tuo figlio. Ciao, amore, ciao, ciao.